Un appuntamento che vi segnaliamo per oggi a Potenza, a partire dalle ore 10 al Polo Bibliotecario, l'evento Spazio ai Giovani, promosso dall'INPS di Basilicata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Università e il Comune di Potenza, Forum dei Giovani, rivolto alla comunità studentesca e giovanile della Basilicata. Ne parliamo con la direttrice INPS, Benedetta Dito. Buongiorno direttrice e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Di che cosa si parlerà oggi? Oggi, diciamo, presenteremo l'Istituto ai giovani, ai della Basilicata. Presenteremo una serie di protocolli che sottoscriveremo con l'USR, con l'Unibas, con il Comune di Potenza per avvicinare l'Istituto alle giovani generazioni. Se mi permette, ci tengo a dire da dove partiamo. Ho letto con grande attenzione un rapporto Giovani 2024 dell'Eures, realizzato con il Consiglio Nazionale dei Giovani e l'Agenzia Italiana dei Giovani, che parla di una percezione da parte dei giovani, della popolazione giovanile, di una distrazione strutturale delle istituzioni nei confronti della popolazione giovanile. Ecco, noi oggi vogliamo testimoniare invece l'attenzione dell'Istituto, seguendo la linea direttrice che ha intrapreso quest'anno il nostro Presidente, il Presidente Fava, l'attenzione dell'Istituto verso la popolazione giovanile in diversi aspetti della loro vita quotidiana. Quindi ci teniamo a dimostrare che l'Istituto c'è, a condividere con loro anche progetti, visto che questa popolazione giovanile viene spesso tacciata di essere distratta rispetto ai valori e superficiale, invece nel rapporto emerge chiaramente quanto siano legati ai diritti, quanto siano legati ai valori della società, quindi la sostenibilità, l'inclusione, l'equità, realizzeremo insieme a loro progetti che vanno anche in questa direzione e dimostreremo quanto l'INPS di Basilicata lavora su questi temi. Quindi un'opportunità per conoscere l'Istituto, le iniziative per le giovani generazioni, la diffusione anche della cultura previdenziale sin da giovani. Sin da giovani, perché sempre nello stesso rapporto, diciamo, leggiamo anche una grande preoccupazione dei giovani per l'accesso al mondo del lavoro. Naturalmente lo comprendiamo, perché i dati della disoccupazione giovanile nel nostro paese sono particolarmente importanti. E allora vogliamo, con la presenza dell'Istituto, fornire informazioni di tutela previdenziale, non solo, ma garantiremo anche sia alla popolazione delle scuole superiori, e quindi attraverso i percorsi di orientamento sulle competenze trasversali, sia alla popolazione studentesca dell'università attraverso i tirocini, un ingresso all'interno dell'Istituto, perché quell'orientamento che nel rapporto viene vissuto, quell'orientamento al lavoro che nel rapporto viene vissuto, viene indicato come vissuto dai giovani come un momento, una perdita, una mancata occasione di consentire ai giovani di comprendere qual è il percorso lavorativo da intraprendere. Bene, noi vogliamo offrirlo per aiutarli anche in questa fase di scelta della strada da percorrere. Informazione e formazione con tante iniziative e protocolli d'intesa con università, comune e ufficio scolastico, insomma sono tante le iniziative, ma direttrice, sarà presentato anche il report di sostenibilità dell'INPS Basilicata. Sì, ci teniamo tantissimo, questa è un'occasione importantissima di presentare ai nostri, alla popolazione giovanile, e continueremo a presentarla negli appuntamenti che ci vedranno impegnati a partire dall'anno prossimo, il nostro primo report di sostenibilità,
Che cos'è? È un rapporto nel quale l'INPS di Basilicata ha voluto rendicontare alla popolazione della Basilicata, quindi anche alla popolazione giovanile, tutte le iniziative di sostenibilità intraprese, iniziative che vanno dalla sostenibilità ambientale con gli interventi di efficientamento degli edifici che noi occupiamo, da adozione di comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale, ancora da iniziative di inclusione. Parleremo del quaderno accanto alle mamme, non solo che abbiamo realizzato nel 2023 e rieditato nel 2024. Parleremo del Basilicata Digitale, che è un altro progetto che vede l'Istituto a fianco di Regione Basilicata per aiutare la Regione Basilicata nelle iniziative di riduzione del digital divide. Insomma, ci sarà l'occasione per conoscere un aspetto di INPS di Basilicata che forse non è conosciuto appieno. Spazio ai giovani questa mattina a Potenza dalle ore 10 al polo bibliotecario. Io ringrazio intanto la direttrice INPS Basilicata, Benedetta Dito. Ci aggiorneremo sicuramente per i prossimi appuntamenti. Intanto complimenti per quanto state realizzando e buon lavoro. Grazie, grazie, grazie a tutti e a tutti. Buona giornata. A presto, buona giornata a lei.